Posizioniamo il foglio di carta da forno sul tavolo e stendiamo le quattro strisce verticali più lunghe sovrapponendole un po'. Successivamente andiamo ad adagiare sopra le altre sei strisce orizzontali in modo da formare una tela incrociata. Andiamo poi a spennellare il foglio fatto di garza con la mistura di colla e caffè fino a ricoprirlo tutto. Bagnate delicatamente il foglio in modo da non spostare le strisce di garza. Una volta terminato, lasciate asciugare un giorno o due. Quando il vostro papiro sarà completamente asciugato, con delicatezza lo staccherete dal foglio di carta da forno ed eccolo pronto per trasformarsi in un vero e proprio papiro. Cercate quindi delle immagini di geroglifici e disegni degli antichi egizi. Scegliete l'immagine che più vi piace e riportatela sul papiro appena creato. Potete farla a mano libera o con della carta carbone. Coloratela infine con dei pastelli a olio o a cera ed ecco che avrete ottenuto un papiro egiziano.